Benvenuti a tutti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, guide e build che riguardano i vostri giochi preferiti. Ricordatevi di iscrivervi al canale, perché le vostre iscrizioni mantengono il canale vivo e vegeto, e vi ringrazio immensamente invece se lo siete già. Ricordatevi inoltre di attivare la campanella se siete già iscritti per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Come vedete dallo schermo, siete sul mio desktop e oggi parliamo della 1.4.1 che è sul test server, o meglio la patch del dual wielding. Che cos'è il dual wielding e perché? Per tutti coloro che ovviamente sono arrivati nell'ultimo periodo o magari sono giocatori di console, sappiate che il dual wielding è la modalità con cui si usano due pistole per poter andare in giro in Hunt Showdown. È una feature che noi abbiamo richiesto, che la community in realtà ha richiesto a gran voce fin praticamente dal primo giorno, con le mappe e molte altre cose che in realtà hanno anche aggiunto nel tempo, e finalmente la Crytek ci ha degnato di nota e le ha inserite. Ma andiamo un attimo a vedere che cosa è le dual wielding, e soprattutto andiamo a fare un attimino di considerazioni. Premetto subito che al confronto delle altre patch, nella 1.4, dove avevo detto che non avrei minimamente preso in considerazione il fatto di volerla giocare, con questa invece ho voluto provarla. Quindi ce l'ho sul test server, ve lo posso far vedere anche. Io, come potete vedere, posso giocare al test server, ci ho giocato per qualche ora e sinceramente mi ha lasciato un pochino perplesso, né in bene né in male. In realtà è una patch che, se viene aggiunta alla 1.4, rende molto più bilanciato la schifezza che hanno fatto precedentemente. Ma andiamo un attimo a vedere e poi vi spiego il perché. In questa patch ovviamente sono state inserite quindi le doppie pistole, la dual wielding. Doppie pistole che si possono utilizzare con tutte le armi disponibili. Quindi dalle Nagant M1895 alla Dolce. Chiaramente più le armi sono potenti, più il dual wielding diventa forte. La differenza tra un'arma e l'altra la fa la gettata di distanza e la cadenza di fuoco, che chiaramente con le armi come la Bornheim o la Dolce è molto molto veloce, a confronto per esempio di un uppercut dove anche il dual wielding è parecchio lento. Vero ne è che un uppercut a confronto di un M1895 è come avere una pistola che spara a cartapesta e l'altra che ovviamente spara proiettili da nitro. Le dual wielding però arrivano in un momento in cui nella patch 1.4 sono state power upate tutte le armi, e in effetti questa cosa si sente soprattutto quando si sta giocando, perché attualmente veramente le dual wielding sono abbastanza OP. Nel test server c'è però un grossissimo problema derivato da il fattore che si hanno $100,000. Ma finiamo di vedere un attimino che cosa hanno inserito con queste dual wielding e poi ne parliamo. Una volta che ovviamente si equipaggiano le dual wielding, bisogna comprarne chiaramente di due tipi, quindi chi vuole comprarsi le due dolce dovrà spendere una quantità di soldi indefinibili. È un'opzione che si può prendere fin dal primo livello, quindi ce l'hanno praticamente tutti appena accendi il gioco, e chiaramente sia lo switch dell'arma che in realtà il fuoco veloce, che in italiano viene chiamato ventola, è una roba orribile, vabbè, il classico ventaglio che si fa con la pistola singola, sulle dual wielding non si può avere. Inoltre, ogni volta che si spara con le dual wielding, sappiate che a parte il ritmo di fuoco molto inferiore, cioè molto superiore, entrambe le armi avranno un recoil veramente 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 assurdo. Sparare, prendiamo l'esempio sempre delle dolce, quando si spara con la prima dolce delle dual wielding bisogna poi rispostare istantaneamente il mirino in basso, perché praticamente si mirerà dopo il primo colpo sopra la testa dell'anteravversario.
È un problema, perché è giusto che sia così. Per una volta hanno fatto una cosa decente, le dual wielding sono veramente forti e di conseguenza hanno dovuto nerfarle in tutti i modi possibili. Chiaramente l'aiming non può avere l'aim, diciamo, come si ha quando si è in mano un fucile o una pistola singola, quindi si arriva solo ed esclusivamente a zoomare leggermente, ma avendo comunque ben visibili entrambe le armi, non è così precisa come si possa pensare, dipende sempre comunque dalle doppie pistole che voi andate ad utilizzare. La Dolce è imprecisissima, se andate ad utilizzare due uppercut invece lo è parecchio, anche per esempio con le Nagant Silencer, è veramente un'ottima precisione. La differenza tra le due è, per esempio, che con le Dolce si fanno dei danni osceni, con la Nagant Silencer ti servono tre proiettili per uccidere uno zombie, quindi GGVP per tutti. Per quanto riguarda il reloading, invece, è stato ovviamente aumentato tantissimo. Dipende sempre dalle armi che si vanno ad utilizzare, perché ogni doppia pistola ha dei tratti particolari. O meglio, gli vengono inseriti dei tratti particolari e chiaramente durante il reloading, per esempio con le armi con cui si perde un proiettile quando si reloada, beh, non si potrà più avere il tratto, o meglio il tratto che si prende il proiettile al volo, non si potrà ovviamente più utilizzare. È stato inoltre aggiunto il tratto ambidestro che si prende al rank 44 della Bloodline, è un tratto che costa 3 punti e semplicemente si diminuisce il tempo di ricarica delle armi di circa 2 secondi. Attualmente quasi tutte le armi con le doppie pistole si ricaricano completamente in circa 4-5 secondi, quindi ambidestro se si usano le doppie pistole è sicuramente un tratto da dover prendere. Adesso parliamo un po' del Trials Mode, che ho provato anche questo e quindi posso dirvi qualcosina di più. Bene, parliamo della Trials Mode, che è la versione solo PvE del gioco. In realtà mi aspettavo qualcosa di più. In pratica non è in realtà una versione PvE, ma è una versione del gioco senza, quindi PvE sicuramente, ma non il PvE classico che noi ci aspettiamo. Sono tutte sfide che si possono aggiungere mentre noi stiamo provando questa modalità, quindi facendo questa modalità, e prima di entrare nel Trials Mode noi dovremo scegliere che sfida andare a fare e in che zona della mappa l'andremo a fare. Queste sfide, una volta fatte, ci sbloccheranno ovviamente delle come cavolo si chiamano? Bene, adesso parliamo un po' del Trials Mode, cioè la versione PvE del gioco che hanno attualmente inserito. Sinceramente mi aspettavo l'inserimento della versione PvE, ma non mi aspettavo questa versione PvE. Ma va bene, è già comunque qualcosa, la Crytek si sta comunque muovendo e andando incontro un pochino alle richieste dei giocatori, quelli con un po' più di sale in zucca, perché se ascoltiamo tutti, Crytek, vero? Diventiamo con le patch 1.1, 1.4, che avrei voluto veramente sapere dove eravate per prendervi a pugni. Ora, versione PvE, che cos'è e come funziona? In pratica il Trials Mod non è una versione di prova del gioco, ma è una versione di sfide, semplicemente sfide. Voi prima di andare a entrare in partita nel Trials Mod, in singolo, dovrete scegliere che sfide fare. Quindi avrete un sacco di pallini, bollini da cliccarci sopra per vedere le sfide che si devono fare e una volta in partita avrete un tempo limite per fare quella sfida. Una volta superata, ovviamente vi verrà cancellata e la potrete in realtà poi rifare tutte le volte che volete. Ci sono varie sfide, come potete vedere, dalle parkour alle sniper, alle wave, all'exclusive e una volta scusatemi, dell'exclusive no, e una volta finite tutte queste sfide, che come potete vedere sono abbastanza, vi verranno dati due reward: lo Spectre Bayonetta, il Tartufo, non chiedete perché gli hanno dato questo nome, e la Nagant Officer Carbine The Cordwainer, che anche quello, vabbè.
potevano anche risparmiarseli. Comunque questi sono solo ed esclusivamente, praticamente è una modalità solo per chi vuole fare gli achievement. Achievement che sinceramente non servono a niente. Detto questo, è vero anche che per tutti quei player che invece vogliono provare un pochino come si uccidono determinati mostri, vedere, imparare la mappa, sapere come muoversi, è una buona modalità. Avrebbero potuto inserire una modalità in cui c'era esplorazione libera della mappa, ma a quanto pare per loro queste cose non... troppo difficili da fare, come al solito Crytek. Comunque, General Update, ovviamente hanno cambiato tutte le ammo capacity per quanto riguarda le pistole, questo perché adesso ne possiamo avere due, e di conseguenza avere pistole con 35 colpi già di partenza per due, capite da soli che diventate veramente una macchina della morte. Per quanto riguarda il tutorial, chiaramente hanno aggiunto il training mod per quanto riguarda le play trials, quindi hanno aggiunto la nuova modalità dei trials. Lo store, chiaramente sono stati aggiunti ancora nuovi oggetti leggendari, ed è stato in realtà sistemato anche il matchmaking, che tanto non serve un cazzo considerando i pochi player che ci sono, e non funzionerà mai. Ogni volta che lo sistemano peggiorano solo la situazione. Altri bug vari dei generali fixati, come al solito ce ne sono quanti ne volete, e come potete vedere invece i problemi che ci sono in questo gioco sono veramente, veramente, come al solito, sempre infiniti. Ma parliamo un attimino, e adesso qua tiriamo un attimo le conclusioni del discorso delle dual wielding. Allora, nella modalità, come ho detto prima, del test server, è praticamente impossibile giudicare questa patch per il semplice fatto che ci vengono dati $100,000, e con $100,000 si va praticamente tutti, perché non ne ho visto uno che avesse delle armi diverse, con la doppia dolce, e per colpa di un bug tra le altre si può direttamente portarsi dietro il fucile che si vuole. Quindi basta equipaggiare la doppia pistola come primo slot, e come secondo slot si può veramente avere qualsiasi tipo di arma, o il contrario, non mi ricordo mai, ma dovrebbe essere così. Quindi normalmente si gira con doppia dolce automat, o doppia dolce e le belle, o doppia dolce Mosi, o doppia le Mat. Non ho visto utilizzare altre pistole per il semplice fatto che sia le Mat che le dolce fanno dei danni osceni, soprattutto hanno una cadenza di fuoco veramente, veramente grossa. Per quanto riguarda la distanza, invece, chiaramente chiunque può utilizzare il proprio fucile. Non vengono utilizzati i Winfield perché con $100,000 è uno spreco, e avere in mano un nitro che magari in una situazione di lunga distanza, o comunque di pericolo, diciamo, non da pistola, può sempre fare la differenza, sia quello che il Mosi. Quindi ragazzi, è un po' difficile andare a confrontare le varie armi, le varie doppie pistole in un gioco dove praticamente si hanno soldi illimitati. Però, e c'è sempre un però, devo dire che io ho provato in realtà con Slade, ho provato qualche partita cambiandole, perché comunque volevo portarvi il video e volevo provare io la sensazione di avere le doppie pistole in mano. Io sono uno scarsone terribile, ve lo dico per giustizia, cioè io proprio sono proprio scarso, cioè non prendo, non chiappo mai, a meno che non ho un fucile a pompa in mano, e devo dire che le doppie pistole sono molto divertenti. Non sono così OP come potrebbero essere, anche se si hanno due dolci in mano. Questo perché comunque la distanza di ingaggio delle pistole non è come avere quella da in singolo. Questo perché non possiamo andare in mira per poter tirare a lunga distanza. Altra cosa, le pistole comunque in ravvicinato funzionano se si è in campo aperto. Se si entra negli edifici con le doppie pistole ed qualcuno ha il fucile a pompa, quel qualcuno col fucile a pompa vince ancora. Quindi comunque le doppie pistole, diciamo che hanno un loro
Sicuramente non li avrei, sicuramente con questa patch avrei diminuito la loro potenza, che dalla 1.4 invece era stata pompata tantissimo. Sicuramente in questa patch avrei ripristinato un pochettino quello che era il gioco prima della 1.4, perché comunque si va ad aggiungere una nuova modalità in pratica in cui non si in cui si ha sempre qualcosa di ripetizione in mano. Ora, nella 1.4 era praticamente stato dato un automat a forma di Winfield col costo di 40 dollari in mano, prendendo una Nagant o le Nagant Silencer, che comunque hanno un'ottima cadenza di fuoco. In questo momento, con il Winfield in mano, si hanno praticamente colpi infiniti, letteralmente colpi infiniti, perché sono, se non sbaglio, si arriva a 85 colpi, una roba del genere, e di conseguenza si hanno, tra le altre, in mano due armi, una ravvicinato e una a distanza, diciamola così, che sparano a ripetizione, e questo diventa molto molto problematico. Ora, leggendo i commenti vari ed eventuali sulle community, leggendo comunque i commenti durante la live, questa patch è stata apprezzata per il 50%. Gli altri hanno fatto tutti questa critica. Ora, praticamente, Ant Showdown è il gioco di chi spara più velocemente, non chi spara meglio. Quindi, dipende sempre da come piace giocare a voi, ma sinceramente la Crytek secondo me ha perso un po' il filo del meta di quello che era il suo gioco e sta seguendo sfortunatamente un po' troppo le community, soprattutto per quelle delle console, che chiaramente queste patch che vanno ad inserire l'automazione in determinate armi o comunque per esempio le doppie pistole sono molto più facili da giocare con un pad in mano piuttosto che con mouse e tastiera. E di conseguenza tutti coloro che invece fino ad ora hanno giocato su PC perché il gioco era per PC si trovano un pochino spiazzati, un pochino a dover rivalutare tutto quello che è il loro aim, perché comunque la Crytek sta seguendo le community che in questo momento gli stanno portando player e soldi, in questo caso la community di PS4, perché Xbox ha pochissimi giocatori mentre PS4 ce ne sono un bel po'. Chiedo scusa per il mio telefono che a quanto pare qualcuno mi ha voluto chiamare, che non succede mai, ma comunque sia. Concludendo il video, patch 1.4 o 1.1 sul test server, io gli darei un 40% di bontà e il 60% no, sempre dovuto al fatto della 1.4 e quindi questa è una patch che in realtà è stata upgradata da sola, ma in realtà sarebbe un pezzo della 1.4, quindi dobbiamo considerarle assieme. Fatemi sapere come al solito i vostri commenti e niente, noi ci sentiamo la prossima volta e buona caccia a tutti quanti.